Mazzara assicurazioni, presunta truffa in città, scattano le prime denunce alle forze dell'ordine. Trapani sorpresi fuori casa, nonostante fossero sottoposti ai domiciliari, arrestati due uomini. Palermo, lavori pubblici, via libera del governo al nuovo prezziario unico regionale. Mazzara alla pista ciclabile della discordia, Confcommercio chiede un sopralluogo a Tonnarella. Mazzara classe in condizioni ottimali, scrivono gli studenti dell'Istituto Francesco Ferrara. Benvenuti al TG Vallo prima pagina. Apriamo con la cronaca. Una presunta truffa sulle assicurazioni sarebbe stata scoperta a Mazzara, i particolari nel servizio. Da giorni a Mazzara del Vallo non si parla quasi d'altro. Decine, se non centinaia di cittadini mazzaresi sarebbero rimasti vittima di una presunta truffa sulle assicurazioni auto, moto e finanche sulle polizze casa. A orchestrarla, sempre secondo le voci che circolano, sarebbe stato un assicuratore o broker mazzarese di 40 anni che avrebbe incassato illecitamente i soldi dei suoi clienti senza procedere con l'emissione dell'assicurazione oppure mettendo una polizza parziale. In pratica un meccanismo fraudolento che avrebbe fatto tante vittime e che sarebbe culminato con il classico prendi i soldi e scappa da parte del quarantenne. Fin qui le voci delle cronache cittadine, ma cosa c'è di certo attorno a questa vicenda? La prima certezza è che da qualche giorno l'uomo è irreperibile, tanto che presso il locale commissariato di pubblica sicurezza è stata presentata formale denuncia di scomparsa da parte di un familiare. Conseguentemente sono state avviate le procedure del caso, ma a oggi dove sia l'uomo non si sa. La seconda certezza è che sono scattate le prime denunce formali da parte di chi si sente vittima del presunto raggiro. Una serie di denunce sono state infatti già messe nero su bianco presso le forze dell'ordine. Ci si aspetta che ne nasca una indagine per accertare eventuali responsabilità. Due persone sono state arrestate dagli agenti della squadra volante di Trapani. Durante un servizio eseguito nei giorni scorsi è stato arrestato un trapanese per evasione degli arresti domiciliari. Il giovane è stato rintracciato dai poliziotti fuori dalla propria abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. Il raggiunto e bloccato è stato arrestato e quindi ricondotto presso la propria abitazione ai domiciliari. Il secondo arresto è scattato per un altro trapanese, sempre con l'accusa di evasione. Il giudice della sezione penale del Tribunale di Trapani, ritenendo insufficiente la misura degli arresti domiciliari, in questo caso ha disposto la misura cautelare in carcere. I carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un 26enne con l'accusa di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, durante una perquisizione in casa, è stato trovato in possesso di una trentina di grammi di hashish, materiale necessario per il confezionamento delle dosi e l'attività di spaccio. L'uomo è stato anche denunciato per minacce aggravate. I carabinieri nel corso della perquisizione hanno trovato una pistola a salve munita di un serbatoio con relative munizioni che sarebbe stata utilizzata proprio dal 26enne per minacciare un altro giovane durante una lite. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e la droga sequestrata. Sono 85 i migranti giunti a Lampedusa a seguito di due soccorsi eseguiti dalle motovedette di Frontex. Nella prima imbarcazione sono stati soccorsi 34 immigrati, tra i quali due donne e un minore. Sul secondo peschereccio invece si trovavano 51 immigrati, tra questi 4 donne e 6 minori. Tutti gli immigrati sono stati condotti all'hotspot dell'isola. E sarà sepolta al cimitero di Favara la bambina che lo scorso 20 novembre è morta dopo il naufragio dell'imbarcazione avvenuto con 53 persone a bordo a poche decine di metri da Capo Ponente a Lampedusa. La bambina era in braccio alla mamma e il suo decesso venne accertato mentre la motovedetta la stava portando assieme agli altri superstiti verso il porto. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News.
benvenuti al TG Vallo News. Pista ciclabile a Mazara, la Confcommercio ha scritto al sindaco Quinci. Nella lettera vengono evidenziate alcune problematiche per quanto riguarda la realizzazione della pista ciclabile nel lungomare Fata Morgana. Questa mattina abbiamo sentito Marcello Bascone, rappresentante degli stabilimenti balneari SIB della Confcommercio. Sentiamo. Pista ciclabile della Discordia, Mazara del Vallo, oggi ci occupiamo del tratto che interessa a Tonnarella. A tal proposito è arrivata una nota di Confcommercio. Di che cosa si tratta, Marcello Bascone? Ma niente di particolare, non entro nel merito delle scelte dell'amministrazione perché non è questo il punto. Il punto è che la pista ciclabile in alcuni punti coincide con i bottini delle fosse settiche degli stabilimenti balneari, pertanto renderà difficile, come dire, lo smaltimento del materiale che contengono. Per cui abbiamo chiesto un sopralluogo all'amministrazione al fine di eventualmente risolvere la questione. Tutto qui, niente di che. Ma è una situazione, insomma, la pista ciclabile per come è stata progettata e realizzando è compatibile o meno con questa esigenza, insomma, degli stabilimenti balneari? Guardate, lo vedremo in corso d'opera. Certo non è proprio agile. Non è quello che ci aspettavamo, però non entriamo nel merito, ripeto, vedremo quest'estate come sarà. È una novità, chissà, magari se tutti venissero in bicicletta ci sarebbe meno traffico, perché no? Al momento il problema è quello da risolvere, è quello che ci riguarda personalmente, quasi tutti gli stabilimenti balneari. Nuovi indirizzi di studio per 50 istituti scolastici superiori di secondo grado della Sicilia. L'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano ha autorizzato le scuole che ne hanno fatto richiesta all'attivazione dei nuovi corsi a partire dall'anno scolastico 2024-2025. Sei nuovi indirizzi saranno attivati in provincia di Trapani. Tre corsi di servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera saranno attivati nelle sezioni carcerarie di Gela, Trapani e Castelvetrano. E torniamo a parlare delle scuole di Mazara. Dopo lo sciopero dei giorni scorsi, gli studenti dell'industriale, questa volta a scrivere alla nostra redazione sono stati i rappresentanti degli studenti dell'Istituto Francesco Ferrara. Le condizioni dell'Istituto Francesco Ferrara, si legge nella nota inviata alla nostra redazione, sono penose. I ragazzi di più classi hanno manifestato molte lamentele sulla questione, facendoci pervenire le foto delle loro classi per constatare lo stato attuale, chiedendoci di far prendere provvedimenti prima possibile, scrivono i rappresentanti degli studenti. Inoltre alcune classi presentano lamentele a causa della scarsa o insufficiente climatizzazione. Trapani compie il passo successivo ed entra tra le 5 finaliste in competizione per diventare capitale italiana del libro 2024. L'ha dichiarato il professore Franco Bruni, presidente della commissione, nominato con decreto ministeriale del 28 novembre 2023. Il progetto presentato dal Comune di Trapani, dal suo assessorato alla cultura, dovrà ora passare per l'audizione del prossimo 31 gennaio con l'emissione del verdetto finale prevista per i primi di febbraio. Il titolo viene assegnato a seguito di un bando pubblico del Ministero della Cultura. Nel 2023 il titolo era andato alla città di Genova. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Parliamo di opere pubbliche. La Regione Siciliana ha adottato il preziario unico per il 2024. Il servizio.
La Regione Siciliana ha adottato il prezziario unico regionale per i lavori pubblici per il 2024. Il documento è stato firmato dall'assessore regionale Alessandro Aricò. Al prezziario, che si rinnova ogni anno, si attengono le stazioni appaltanti per la realizzazione di opere pubbliche di loro competenze ed è costituito dalle voci di capitolato per opere o forniture con i relativi costi dei materiali. Questo, ha dichiarato l'assessore Aricò, è il primo anno dopo l'era Covid che il prezziario è approvato già a gennaio. Abbiamo rispettato un impegno assunto con le imprese, con le associazioni di settore e con i professionisti che potranno affrontare il 2024 con prospettive di rilancio e di sviluppo delle attività. Molte delle voci di spesa sono state ritoccate al ribasso, avendo il mercato in alcuni casi superato le difficoltà di approvvigionamento, assestandosi lentamente verso livelli di costo più contenuti, ha concluso l'assessore Erico. Per il presidente di ANCI Sicilia Santo Cutrone, si tratta di una notizia utile per le stazioni appaltanti, che così hanno a disposizione sin da subito i riferimenti aggiornati su cui basarsi per calcolare i costi di realizzazione delle opere da mandare prossimamente in gara. Il nuovo prezziario contiene 7.121 articoli e 6.200 voci elementari di materiali, ha aggiunto Cutrone, 400 voci nuove che seguono dell'evoluzione delle tecnologie e dei materiali innovativi e tiene conto anche del nuovo codice dei contratti pubblici. Con due distinte ordinanze, la Polizia Municipale di Mazara ha istituito alcuni divieti di transito e fermata in aree oggetto di lavori. La prima ordinanza riguarda i restanti lavori di realizzazione di un collettamento del sistema fognario al servizio di Tonnarella. L'ordinanza prevede fino alla fine dell'anno e comunque fino a cessate esigenze il divieto di transito e fermata nelle zone adiacenti, quelle aree di cantiere che verranno comunicate dalla stessa impresa esecutrice dei lavori. In ogni caso, i divieti potranno essere in vigore solo dalle 7 alle 18 delle giornate lavorative non festive. Con la seconda ordinanza, per le giornate che vanno da oggi e fino a venerdì 26 gennaio, dalle 7 alle 18, eccetto sabato e domenica, e comunque fino a cessate esigenze, è previsto il divieto di transito e fermata in entrambi i sensi di marcia in tutta la via Volturno per consentire all'impresa di effettuare lavori di rifacimento del manto stradale. Disciplinare la circolazione dei veicoli nelle strade in cui ha sede la pista ciclabile a Marsala, collocare la relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale, risponde a questi due obiettivi il provvedimento della Polizia Municipale volto a tutelare prioritariamente l'incolumità degli utenti della strada. In particolare, in tutte le strade in cui ha sede la pista ciclabile urbana è imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sorpasso. In occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, il vescovo di Trapani, Pietro Maria Fragnelli, incontrerà gli operatori dell'informazione del territorio per un momento di ascolto sul ruolo della stampa locale e della Chiesa nell'ambito del percorso di ascolto sinodale che la Chiesa sta vivendo in questi anni su impulso di Papa Francesco. L'incontro si terrà mercoledì 24 gennaio alle 17:30 presso il Palazzo Vescovile, ma in uno spazio che la diocesi trapanese, attraverso la Fondazione di Comunità di Agrigento Trapani, ha messo a disposizione di un'azienda di giovanissimi, Biab Valore Sud, impresa sociale di South Working e Co-working, che sta sperimentando un'esperienza virtuosa di incubatore, non solo di nuovi posti di lavoro, ma anche di stile di comunità. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo, terza pagina. Vi lascio al rotocalco alla frontiera. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21:35 con lo sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.